ti faccio la solita domanda che ti faccio sempre: come sarà il nostro futuro? Perché sono un po' ripetitiva con te. Sì, ma oggi per la prima volta sono io preoccupato. Ah, quindi oggi, figurati, attenzione, se iniziamo così. No, iniziamo così perché internet, per come lo conosciamo tutti quanti, forse sta per essere distrutto completamente, proprio nelle sue fondamenta. Questo è brutto. Insomma, negli ultimi anni ci sono state tante normative per cercare di limitare, no, questa libertà e questo controllo, sempre in nome della protezione del diritto d'autore. No, in questo caso del copyright, no? Sai, il fenomeno della pirateria. Certo. Ebbene, adesso c'è questa nuova legislatura che si chiama ACTA e che è un accordo commerciale. Questa è pubblicità occulta. Ed è proprio l'ultimo giro di vite per cercare di impedire la pirateria. Sì. E fin qui uno dice, vabbè, se possiamo avere un giornalisti, quindi il rispetto del loro prodotto, i musicisti, gli artisti in generale, i film, ben venga. In realtà le cose non sembrano andare così, almeno per il popolo della rete. Prima di tutto perché questa è una cosa, è una legge che è stata studiata e preparata nel corso di 3 anni da 39 paesi in maniera del tutto segreta, cioè le persone che hanno studiato questi termini in realtà non sono stati votati per quello scopo nei vari parlamenti del mondo, per cui non c'è stato un confronto diretto con la popolazione del web. Innanzitutto, che cos'è questa ACTA? Ecco, cioè praticamente la responsabilità adesso passa direttamente al provider, cioè colui che ti fornisce internet. Diventerà... Perché, scusa, un attimo, fermati. Perché mi parli come se io fossi una deficiente che non capisci? No, non lo sei. Però, siccome... No, te lo spiego. Te lo spiego perché. Perché questo discorso riguarda veramente tutti. No, e noi non abbiamo la percezione di quello che sta accadendo in rete, perché magari la usiamo solo per le email o le robe, ma siccome riguarda veramente la vita di ognuno di noi, cerco di essere il più preciso possibile. Ok, allora stavo dicendo che i provider, cioè quelli che forniscono internet, saranno i diretti responsabili dell'utilizzo che i suoi utenti, i suoi clienti fanno del web. Significa che saranno loro, questi che forniscono internet, poliziotti e giudici privati, e quindi andranno a controllare ogni singolo pacchetto dati che entra e esce dal tuo computer. Ogni comunicazione, ogni cosa che tu fai sul web sarà veramente filtrata da questi provider, in modo da capire e carpire quali sono le infrazioni che tu commetti e immediatamente segnalarle poi a chi ha denunciato questa violazione del copyright. Mm. Questo significa fondamentalmente che ti controllano la vita, fondamentalmente. Sì, il concetto, il concetto di giustizia. Non è Lilith! Non è Lilith, ma non è neanche giusto etico, giustamente. Fino adesso, l'ultimo caso che è accaduto in ordine cronologico riguarda la chiusura del sito di Mega Video, Mega Upload, dove si caricavano tanti film pirata, e quindi sotto questo punto di vista ci possono essere delle ragioni, anche se poi bisogna entrare in merito, perché tanta gente metteva i suoi dati, e quindi perché chiuderlo? Vabbè, comunque, questo è un altro discorso. Ma c'è stata immediatamente una ribellione da parte di alcuni gruppi di attivisti, cioè gli attivisti hacker, ok? Sì. E in primis direi il gruppo di Anonymous, che sono quelli che si ribellano quando qualcosa non succede. Bene, dopo questa... Ecco, vedi, queste sono le maschere che loro indossano. Sono anche simpatici, mi viene da dire. Dopo la chiusura, dopo la chiusura di Mega Upload c'è stata la più grande rivolta da parte del gruppo Anonymous, che ha chiuso immediatamente diversi siti, compreso quello dell'FBI, compresi tutte le major discografiche, insomma case produttrici di film, e questa è solo una goccia. Anche qui non abbiamo noi la percezione dell'importanza e della potenzialità degli attacchi di questi gruppi, perché noi pensiamo agli hacker sempre come dei nerd di 15 che anni che sono lì. Esatto, in realtà sono dei gruppi organizzatissimi, quasi militari, e se vogliono loro riescono a penetrare nel sistema e a bloccarlo con un effetto a cascata, tanto da paralizzare l'economia e i sistemi elettrici. Questo non lo dico io, lo dice il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, il quale in un suo discorso ha espresso questa sua preoccupazione. Te lo faccio vedere. Sì.
La lotta alla criminalità informatica è una delle sfide economiche e di sicurezza nazionali più importanti che ci troviamo ad affrontare come nazione. Noi sappiamo che i cyberattacchi possono colpire la rete elettrica e in altri paesi questi attacchi hanno lasciato intere città nell'oscurità. Questo si riferisce al Brasile, però se si espone lui vuol dire che gli USA non sono pronti. Ora torno alla praticità quotidiana di quello che sta accadendo, quella normativa che ti dicevo all'inizio, ACTA. Sì, è come se tu decidessi di andare a fare un corso di cucina pagando, poi torni a casa, insegni come cucinare il pollo a tuo marito e in quel momento voi due siete dei criminali. Innanzitutto perché sei solo tu che hai pagato per avere questa informazione e poi l'hai condivisa con un'altra persona che ha accettato di ricevere questa informazione. Ma c'hanno ragione, non puoi rubare le ricette di cucina e restare impunito! No, vuol dire che chiunque abbia un telefonino con una videocamera, fa un filmato, ragazzi, lo posta di una festa, magari lo posta su YouTube o su un canale, insomma, di un social network, beh, anche lì c'è un crimine, perché magari in sottofondo c'è una canzone con protetta da dei diritti e quindi non si può più fare niente. Allora, io vi dico che va bene, ok, allora lasciamo andare le cose così come sono adesso, si crea un precedente e chissà come nel futuro i governi utilizzeranno queste normative, perché già ci sono degli esempi nella storia attuale, come la Cina, dove ci sono delle forme di censura potentissime sui social network. Lì non si può usare Facebook e se ci sono delle immagini come quelle della primavera araba con delle rivolte in piazza, vengono censurate in quanto giudicate diseducative. Non vogliamo che questo accada. Bisogna divulgare il più possibile queste notizie, ok? Io voglio dire, cioè, questa versione passionaria, rivoluzionaria di Daniele Mossari. È la verità, è la verità. Io, guarda, oggi ti amo ancora di più. Daniele Mossari, io lo voto.